Adesso tutti sanno che il disastro costato la vita a 300.000 persone è stato causato da un progetto segreto della CIA. Ora mi credi quando ti dico che Kane vuole tenerci all'oscuro? Pensi che ci stia nascondendo qualcosa? Penso che Taylor si sia imbattuto in qualcosa che non doveva trapelare. Così adesso ce l'hanno nel mirino. Può darsi. Ma Kane è dei nostri. Non possiamo lasciarla a quelle bestie. L'accordo è completamente nel caos. Dobbiamo trovare Taylor prima che vada tutto a puttane. Se non salviamo Kane, non lo farà nessuno. Lei sa cavarsela. Resisterà fino al nostro arrivo. Kane, siamo al muro perimetrale. Lasciamo la zona di quarantena. Vi avevo detto di andarvene. Aspetta a parlare. Non siamo ancora lì. Com'è laggiù? Il rifugio è ancora al sicuro? Per ora. Gli immortali si avvicinano rapidamente. Bruciano e distruggono quello che incontrano. Ti pareva? Saremo lì al più presto, cerca di resistere. Sai una cosa? Non nutrirei troppe speranze per Kane. Quegli stronzi non scherzano. Beh, neanche noi. E non lasceremo Singapore senza di lei. Gli immortali stanno massacrando chiunque trovino sulla via per il rifugio. Da tempo non vedevo una cosa simile. Forse qui intorno ci sono ancora degli immortali. Allontaniamoci dalla strada. D'accordo. Hai sentito? Ho sentito. Libero. Dopo quello che abbiamo fatto a suo fratello, Gojulan è furiosa. I suoi soldati non avranno pietà di nessuno. Troviamola e facciamola finita. Non mi piace per niente. Che ne pensi, Hendrix? È la nostra specialità. Ammazzare i cattivi. Come ai vecchi tempi? Come ai vecchi tempi? Non è ancora finita! Quando avremo salvato il culo a Kane, Taylor e gli altri saranno già chissà dove. Ecco cosa succede, Hendrix. Prima troviamo Kane, poi toccherà a Taylor. Non lasceremo indietro uno dei nostri. Sicuro che Kane sia dei nostri. Ci risiamo. Ammazziamoli tutti!
Le cose peggioreranno ancora prima di migliorare. Sapevo che era una pessima idea. Non capisci, eh? Taylor, che cazzo fai? Ci hai traditi! Hai passato informazioni segrete al nemico! Ho detto la verità. Usando una compagnia di facciata, la CIA, ha condotto esperimenti illegali su esseri umani. Esperimenti che si sono ritorti contro la CIA stessa, causando migliaia di morti e una situazione catastrofica che ne ha provocati ancora di più. Domanda: chi è il vero nemico in questa storia? I superstiti di un disastro scoppiato sulla loro porta di casa? O gli stronzi ipocriti che hanno insabbiato tutto? Gli immortali hanno costruito una società pur con i suoi limiti, quando il resto del mondo ha preferito girarsi dall'altra parte. Forse vogliono vendetta, forse vogliono solo giustizia. In ogni caso, è innegabile che la loro rabbia sia legittima. Taylor! Taylor! Kane! Taylor è appena entrato nel nostro canale. Kane! Kane non risponde. Forse è già troppo tardi. Se gli immortali entrano nel rifugio, possiamo scordarci Kane. Vai su e fammi strada. Spero tu abbia ragione su di lei. Non farti vedere! Piano, non devono vederti. Nemico davanti a te! Cazzo! Spara! Ci sono addosso! Falli fuori! Sistemati. Aspetta, non attiriamo quella SP. Andiamo sui tetti. Dall'assù capiremo meglio che cosa ci aspetta. Cazzo. C'è una convention di immortali. Ti coprirò dall'alto. Piano, non devono vederti. Piano, non devono vederti. Fa piazza pulita. Merda, ci hanno beccati. Fuoco a volontà. Ci sparano. Sincronizziamoci. Dobbiamo penetrare in quel palazzo di uffici.
Va avanti, io ti copro. Che ne dici di tornare indietro? Dico di no, Hendrix. Non lasceremo Singapore senza di lei. Sono entrati nel rifugio. Mi chiudo nella stanza d'emergenza. Avvio codice nero. Ehi, dove cazzo eri finita? Hai sentito Taylor via radio? Taylor vi ha contattati? Cosa vi ha detto? Che vi ha raccontato? Arrivano! Kane! Ah, l'abbiamo persa di nuovo. No, il motivo è un altro. Ho giurato vendetta. Avete imprigionato i deboli e i malati dietro un muro e avete voltato le spalle, condannandoli all'oblio. Oggi i figli della vostra apocalisse si vendicheranno di coloro che hanno assistito impassibili alle loro sofferenze. La colpa è solo vostra. Gojulan, come? Le ho date i nostri protocolli di comunicazione. Taylor, cosa vuoi? Perché stai facendo questo? La decisione e la responsabilità è sempre di un solo individuo. E io lo troverò. Perché? Perché voglio arrivare alla vera radice di tutto questo. Quei furgoni potrebbero darci un vantaggio contro i cecchini. Con me! Punteremo dritti al rifugio! Aspetta! Hai sentito? ASP! Al riparo! Distrailo! Io disattivo il sistema difensivo! Immortali in arrivo dal garage!
difese si sono riattivate. Cerca il punto debole. L'abbiamo sistemato. Ora pensiamo agli altri. Taylor ha incasinato tutto. Ci ha compromesso le comunicazioni. Adesso chiunque può ascoltarci o parlarci.
Ok. Adesso prendiamo Kane. Cazzo! Missione finita. Hendrix, trovaci un mezzo di fuga. Mi prendi per il culo. È spacciata. Può ancora farcela. Ehi! Che cazzo dici? È morta! Rassegnati. La vostra amica... che non vi parlerà più. Ora è in silenzio. Lo vedrete. La vostra amica ha lottato molto. Cosa ne hai fatto? Temo che non vi parlerà più. Ora è in silenzio. Lo vedrete. Resta dove sei, Hendrix! Non è ancora finita! Vuoi dire qualcosa, Hendrix? Vedo che... hai molto sangue addosso. Come sta? È forte. Tra qualche ora i medici...